L'idea di questa conferenza nasce dal fatto che se vediamo una tavola imbandita, noi solitamente, anche se abbiamo, mangiamo a chilometro zero, tra virgolette, certo non pensiamo che stiamo mangiando esotico, ok? Nel senso che se io vi presento il cacao, le banane o la carne di canguro, beh, tutti questi alimenti sono noti essere cibi, tra virgolette, esotici, perché sono stati importati da altri continenti, ma scommetto che nessuno immagina che un piatto di pasta col pomodoro e basilico, il pollo con le patate, la polenta o un bel tiramisù, quindi un bel pranzo completo all'italiana, bene, pressoché la totalità di quello che vedete qua è frutto di addomesticazione di animali e piante che non sono native dell'Europa, ok? Che in tempi diversi sono state portate in Europa, in tre momenti che adesso andiamo a vedere. E così a me incuriosiva molto questo tema, ho detto, beh, magari proviamo anche a proporlo. E quindi oggi vi vado a raccontare da dove vengono. Quindi gli elementi, li sapete, la polenta, il mais, il pollo, va bene, il pollo, le patate, il grano, e discorrendo, il latte, banalmente, che anche quello, se vogliamo, un prodotto, tra virgolette, alieno all'Europa, in quanto prodotto consumato. E così anche un po' il nostro paesaggio tipico. Voi pensate a un vigneto, o un agrumeto ai piedi dell'Etna, o un campo di frumento della pianura padana. Bene, è un paesaggio, tra virgolette, esotico, per quello che è il contesto europeo, perché agrumi, il vino coltivato, la vite e il frumento non sono nativi dell'Europa. La vite anche sì, ma in quanto coltivata proviene, come adesso vi spiego, dal Caucaso soprattutto. Bene, quindi sostanzialmente quello che noi mangiamo proviene da tre zone. Quindi dal Medio Oriente, la zona dove è il puntatore, ok? Quello che ho identificato con uno, e quello che viene dalla regione 1 è quello che comporta il nostro maggior apporto proteico sostanzialmente, quindi i bovini, i caprini, gli ovini e quindi i loro derivati come il latte, quindi pensate ai formaggi, e poi ciò che comporta il nostro maggior apporto di carboidrati, quindi il frumento, quindi la pasta, il pane e via discorrendo. Poi abbiamo un'altra zona di introduzione di piante coltivate, di origine delle piante che noi mangiamo, che è sostanzialmente l'Asia, il sud-est asiatico e l'Asia centrale, gran parte della frutta che noi consumiamo viene da quella zona, e poi abbiamo ovviamente le piante che vengono dall'America del Nord e dall'America del Sud. Ma la cosa che a me piace è che ricostruire la provenienza della frutta, della verdura e degli animali d'allevamento è anche un po' ripercorrere la nostra storia di europei, ok? Perché andiamo a vedere, abbiamo tre momenti della storia che influenzano molto anche la nostra civiltà e sostanzialmente noi stessi, se vogliamo, siamo frutto nei nostri geni sta scritto questa storia, ma che adesso vi vado a raccontare. Cominciamo dal Medio Oriente. Che cosa arriva dal Medio Oriente? Come vi raccontavo, i bovini, le capre, le pecore, i cereali, l'uva. Non mi sembra che il Medio Oriente ci abbia regalato cose da poco. Ci ha regalato la carne, i latticini, il formaggio, pasta, la birra, okay? Il vino. La birra vi ricordo che è la fermentazione dell'orzo o del frumento. Bene, se parliamo di Medio Oriente parliamo della culla dove sostanzialmente nasce, in un periodo tra il 9000 avanti Cristo e il 5000 avanti Cristo, vengono inventati, anche se non in modo esclusivo, l'agricoltura e l'allevamento in una regione anche abbastanza limitata geograficamente. Perché cos'ha di speciale questa zona adesso martoriata da altri problemi? Ma cos'ha di speciale? Perché animali selvatici e piante selvatiche vengono domesticate? Dopo vi spiego che cosa vuol dire domesticare in questa zona. È una zona un po' particolare perché è una zona molto vasta di terre mediterranee e sapete che il bioma mediterraneo è un bioma molto ricco di specie, molto ricco di biodiversità.
dovuto anche al fatto che abbiamo il Mar Morto che sta a meno 400 metri sul livello del mare fino a 4500 d'altezza, quindi abbiamo all'interno di un bioma mediterraneo abbiamo tanti microclimi diversi, ok, che arricchiscono, dove vivono specie diverse. Abbiamo anche esclusioni stagionali molto forti che determinano il fatto che molte piante siano piante annue, sono piante che decidono di sopravvivere all'estate torrida in quanto seme e anche l'inverno freddo come seme e non come pianta, e questo comporta che le graminacee di cui noi ci nutriamo delle graminacee del seme, non ci facciamo l'insalata col frumento, ci facciamo il pane col seme. Quindi queste piante qui, per sopravvivere a queste escursioni stagionali molto forti, sopravvivono come seme, quindi dobbiamo fare dei semi molto grandi. E poi c'è questo connubio incredibile con la presenza anche di animali addomesticabili che hanno consentito di avere della forza lavoro, perché un conto è arare un campo a mano, un conto è arare il campo con dei bovini. Quindi la presenza di animali addomesticabili che oltre a dare latte, carne, fornivano forza lavoro, più la presenza di piante, graminacee, che dopo vi spiego, addomesticabili, ha consentito questo binomio dell'invenzione sia dell'agricoltura che dell'allevamento. E la cosa che a me piace pensare è che nei nostri geni sta scritto questo, nei nostri geni, che ci piace o no, noi abbiamo scritto questa migrazione che hanno fatto questi popoli che abitavano questa terra e che si sono spostati, e con loro le loro conoscenze. Quindi l'uomo del Neolitico, agricoltore, allevatore, si sposta, lascia la Mesopotamia e conquista l'Europa in più tornate. E sta scritto nei nostri geni. Ok, per esempio questo è Ötzi, l'uomo di Similaun, e il signor Stalin condividono, ok, un antenato, un papà, diciamo un bisnonno, che aveva lasciato la Mesopotamia, diciamo, e adesso senza entrare nei dettagli della genetica, ma condividono, diciamo, un antenato maschio comune, ok? E sta scritto nei loro geni. Un antenato maschio, diciamo, che è arrivato in Europa per primo. Vabbè, adesso non andiamo avanti perché altrimenti c'è troppo slide. Comunque, bene. Che cosa ha portato l'uomo in Europa dalla Mesopotamia in questa prima migrazione? Beh, porta innanzitutto il bovino addomesticato. Il bovino addomesticato, quindi il bue domestico, deriva da questa bestiona qua, che è il cosiddetto urlo, per me impronunciabile con l'erba e moscia, il bos primigenius, che era già presente in Europa, intendiamoci. Era un animale, il bovino selvatico, diciamo, l'urlo era presente in tutta Europa, Nord Africa, fino anche all'Asia. Ma l'addomesticamento avviene nella zona appunto della mezzaluna fertile, intorno all'8500 a.C. Era un animale di dimensioni enormi, ok? Doveva veramente incutere timore, pareva un animale di anche quasi 2 metri al gardese. E diciamo che, non so se lo sapete, ma ci sono due tipologie di bovini domestici al mondo. Diciamo le razze taurine, che sono le razze europee, che derivano dall'addomesticamento della sottospecie dell'urlo che viveva, diciamo, a ovest. E poi ci sono le cosiddette le razze indiane, gli zebù, che derivano da un'altra sottospecie, che sono stati poi addomesticati in tempi più recenti, si fa per dire, 6500 a.C., e che sono caratterizzate da avere una gobba, una sola caratteristica che consente di identificarli. Ecco, l'urlo è comunque un animale che in Europa già l'uomo del Paleolitico ci conviveva e lo cacciava, ovviamente. E questo ne ha lasciato una traccia, per esempio, nelle famose grotte di Lascaux, in Francia, dove diciamo, c'è una storiografia dell'uomo del Paleolitico e anche degli incontri che faceva durante le sue cacce, tra i quali ovviamente anche l'urlo.
L'uro che cosa portava all'uomo? Ha portato una marea di cose, perché al di là dell'aspetto anche alimentare, quindi la carne, il latte, eccetera, ma diciamo che non buttavano via niente nel Neolitico, quindi le ossa per i manufatti, i tendini, il grasso per l'illuminazione, lo sterco veniva usato come concime, quindi la lana, ok, anche quando non c'era il cotone, vi ricordo, oggi non ne parlo, ma il cotone non è originario dell'Eurasia, e quindi gli indumenti si facevano con o con lino o con la canapa o con le pellicce degli animali addomesticati e non. E poi, come vi dicevo, era una forza motrice, quindi il bovino ha portato la possibilità di arare dei terreni che altrimenti non erano arabili con la sola forza manuale dell'uomo, ed è quello uno degli elementi che ha dato un vantaggio competitivo all'uomo europeo rispetto per esempio alle civiltà dell'America, per intenderci, che non avevano grandi animali da soma che potevano essere utilizzati per questo scopo. Ecco, l'uro che adesso è estinto, sostanzialmente estinto, in quanto specie selvatica, il Bos primigenius, però si è estinto in tempi molto recenti, tanto che Giulio Cesare lo descrive, ai tempi di Giulio Cesare era probabilmente estinto già dall'Italia, ma sopravviveva nelle terre d'Oltralpe, ivi compresa la Gallia, e quindi c'è Giulio Cesare che nel De Bello Callico lo nomina e lo descrive. Adesso andavo a leggere, e l'uro sopravvive appunto soprattutto nell'Europa dell'Est, tanto che anche dal punto di vista culturale rimane un po' nell'araldica di questi paesi. Per esempio, questa antica bandiera della Moldavia riporta un uro, il simbolo della città di Kaunas, che è in Lituania, è la figura di un uro, il canton Uri in Svizzera. Qui è una pari etimologia, nel senso che il canton Uri non deriva dall'uro, ma il simbolo deriva dalla parola Uri. Cioè, cosa voglio dire? Che l'etimologia del canton Uri deriva da una parola che non mi ricordo, che non ha un'etimologia altra. Però poi hanno giocato su questo fatto di uro, Uri, e hanno scelto come simbolo l'uro, anche se però l'etimologia del canton Uri non è l'uro. Però vabbè, comunque è rimasto culturalmente questo animale. Ecco, si estingue ufficialmente, per quello che si sa, nel 1627 in una foresta reale alle porte, diciamo, di Varsavia, di Jagdhof. C'è anche un cippo che ricorda il momento dove viene abbattuta l'ultima femmina di uro, e ho trovato una cosa molto curiosa, che la squadra di calcio di questo paesino alle porte di Varsavia si chiama Tur. Tur in polacco vuol dire uro. Quindi sono fieri di avere ucciso l'ultimo uro esistente in Europa. Come vi dicevo, l'uro era già presente in Europa, ma allora gli scienziati hanno detto: ma siamo sicuri che l'addomesticamento dell'uro sia avvenuto soltanto in Mesopotamia e non anche in Europa, visto che viveva? Hanno fatto, adesso, senza andare nei dettagli, che non saprei neanche spiegare, sono andati a vedere, e la risposta è no. Ok, pur essendo presente l'uro in quanto animale addomesticato, quindi il bovino domestico, è stato fisicamente portato nel corso di millenni, però neanche tanto. Fate conto che l'agricoltura ci ha messo 4.000 anni per arrivare, diciamo, dalla Mesopotamia, dove è stata inventata, fino agli angoli più remoti dell'Irlanda. Okay? Ci ha messo 4.000 anni per fare 4.000 chilometri, che sono circa un chilometro all'anno, che se ci pensate non è poco. Okay? Quindi questo vantaggio competitivo che avevano gli agricoltori e allevatori rispetto ai cacciatori e raccoglitori era evidentemente molto forte, e hanno subito la conquista, diciamo, di questi popoli che erano tecnologicamente, tra virgolette, più avanzati. L'altra cosa che sono posti il problema è: ma d'accordo, non è stato domesticato in Europa, ma magari qualche bovino domestico magari si è ibridato con qualche uro selvatico in Europa. La risposta è no, neanche questo. Così, giusto perché magari la domanda può venire spontanea. Qui devo andare un po' rapido. E diciamo gli altri due animali che sono stati addomesticati in quella regione lì
quindi tra Iran e Iraq e Anatolia, sono la capra e la pecora. La capra deriva da questo animaletto qua, da una capra selvatica che si chiama Igagro. E diciamo è lieve, insomma, poi qui sulle tempistiche di quando vengono domesticati gli animali, insomma, ogni articolo che si legge sposta un po' indietro l'asticella. Comunque, la zona, ecco, di addomesticamento, dove in origine è stata domesticata la capra, è questa zona qui, dei Monti Zagros più o meno, che è questa catena montuosa dove poi negli anni 80, insomma, sono anche combattuti tra Iran e Iraq. E diciamo, era anche quasi naturale che la capra venisse addomesticata, mentre l'uro presentava dei problemi perché era enorme. Ok, quindi pensate a domesticare un animale di 2 metri al gallese, inizialmente aggressivo. La capra era abbastanza più ovvia, e ancora di più la pecora. Era anche ovvio domesticarla perché è un animale che, come dire, si abitua a tutto, ok? Non c'è bisogno di tanta cura per la capra, che mangia poco, resiste a sbalzi termici enormi, è un animale robusto, quindi era anche spontaneo quasi riuscire a domesticare questo animale che poi dava sostanzialmente, come l'uro, come il bovino, dava tutta una serie di prodotti oltre alla carne. E anche la pecora deriva da un animale che è il muflone. Che non è il muflone dal quale deriva la pecora, è lievemente, diciamo, adesso vi spiego, diverso dal muflone che abbiamo sulle nostre montagne, cioè sono più o meno la stessa cosa, ma vi spiego la storia perché è un po' più complicata. Quindi il muflone selvatico viveva si dice in simpatria parziale, cioè viveva insieme con la capra selvatica. Diciamo che mentre la capra selvatica seleziona più delle zone un po' come lo stambecco da noi, insomma, come dire, uno stambecco, un camoscio più o meno, quindi uno stambecco seleziona più le zone più sassose, più ripide, il muflone nel suo areale d'origine seleziona più zone sempre esposte, calde, però un po' più erbose, tra virgolette. E anche il muflone aveva dei grandissimi vantaggi per l'addomesticamento, perché è un animale gregario, quindi non, se lo metto in un recinto è un animale che è abituato a stare in grandi gruppi, è un animale gerarchico che quindi accetta la leadership di un pastore e pensa anche al cane, anche il cane è un animale gerarchico e vede nel padrone il capobranco in qualche modo. Quindi questi sono tutti elementi che favoriscono l'uomo del neolitico, l'uomo del mesolitico, che poi diventa del neolitico quando domestica gli animali. E un'altra cosa particolare è che nel trasformare, nel selezionare nel muflone quelle caratteristiche che interessavano all'uomo del neolitico, selezionare negli animali selvatici, per esempio, selezionavano quegli animali che naturalmente avevano più pelliccia, perché la pelliccia poi veniva, la lana della pecora veniva poi utilizzata, e quindi nel corso di questa selezione artificiale che opera l'uomo, questi animali perdono uno dei due tipi di pelo che hanno gli ungulati, che è il pelo di guardia, quello rigido e quello duro, e le pecore adesso hanno sostanzialmente soltanto il cosiddetto pelo di borna, che è la lana, ok? Ed è una caratteristica che è stata selezionata intenzionalmente dall'uomo. Ecco, il muflone che vive sulle nostre montagne, ivi compreso la zona del San Martino, eccetera, non è il muflone, diciamo, selvatico, ma deriva da mufloni che vengono dalla Sardegna, introdotti poi dalla Sardegna un po' in tutta Europa. E questi mufloni della Sardegna non sono nient'altro che pecore che, lasciate più o meno allo stato brado, ritornano ad assumere quelle caratteristiche, cioè la selezione artificiale che l'uomo faceva per mantenere quelle caratteristiche che gli interessavano, ivi compreso la pelliccia, la lana, vengono perse quando sono lasciate liberi di incrociarsi tra di loro. E quindi la pecora ritorna ad essere muflone, in qualche modo. Il muflone poi viene portato in tutta Europa. Ecco, l'altra cosa ovviamente che ci ha regalato il Medio Oriente, parliamo di migliaia di anni prima di Cristo, è l'addomesticamento dei cereali. E
che avviene sempre in quella zona lì, ma come mai i cereali vengono domesticati in Mesopotamia? Perché la Mesopotamia, la mezzaluna fertile, si trova in questa condizione particolarissima. C'è questa famosa tabella di un libro molto famoso che racconta di questo studio di un dottorando che si è messo a pesare i semi di non so quante migliaia di graminacei al mondo e è andato a vedere quelli che pesavano 10 graminacee, sono le erbe, ok? Sono andato a vedere quelli che pesavano più del 10 volte tanto quella che è la media. Bene, delle 56 specie al mondo di graminacee, con questi semi enormi, 33 vivono in quella parte di mondo lì. Quindi l'uomo del Neolitico aveva l'imbarazzo della scelta per selezionare delle graminacee che avevano dei semi enormi, con le quali poi si fa la farina, per intenderci, ok? Addirittura quasi non serviva neanche in origine a domesticare le graminacee per trasformarle poi in cereali domestici, perché hanno calcolato che il progenitore selvatico, okay, del frumento da solo allo stato selvatico dava forniva una tonnellata di semi per ettaro, okay? Aveva un piccolo problema, che i semi nelle graminacee selvatiche vengono dispersi, non rimangono sulla spiga, e quindi questi poveri cristi dovevano probabilmente raccogliere da terra, ok? E quindi diventava poco conveniente. Infatti, una delle domesticare, che cosa vuol dire? Vuol dire selezionare quelle caratteristiche specifiche di interesse, come per esempio la dimensione dei semi, per esempio, che questo è il progenitore, uno dei progenitori selvatici del frumento, che ha dei semi piccoli, oblunghi. Questo è il frumento moderno, in qualche modo. No, non è anche quello moderno, ma comunque vedete che c'è una differenza di dimensioni di semi. E soprattutto, una delle differenze più importanti che ha selezionato l'uomo nel processo di domesticazione del frumento è il fatto che i semi non vengono persi a maturazione, ma rimangono attaccati alla spiga, e questo facilita enormemente il processo di raccolta, ovviamente, del prodotto. E poi questa zona ci ha regalato anche la vite. Vedete, quando vi parlo di selezione di quelle caratteristiche, questa è, diciamo, la progenitrice, la pianta progenitrice della vite domestica, ok? Questa è la vite che conosciamo. Che cosa ha comportato? La selezione di quei tralci d'uva, evidentemente, molto che fornivano statisticamente degli acini più grossi, che a sua volta sono stati incrociati tra di loro e vi discorrendo. Ecco, la zona di addomesticamento della vite è stata per tanti anni ritenuta in modo esclusivo quello, diciamo, del Caucaso meridionale, quindi dove adesso c'è la Georgia, per intenderci. Poi adesso degli studi più recenti hanno visto che in realtà, siccome, come vedete, la vite selvatica è presente in tutto il bacino mediterraneo, hanno visto che alcuni vitigni, andando ad analizzare in Spagna, in Italia meridionale e in Sardegna, alcuni di questi vitigni in realtà, come dire, hanno visto che sono più affini a quei genotipi, a quelle piante selvatiche locali, piuttosto che alle piante che derivano dalla domesticazione in Caucaso, comunque. Ecco, anche nel caso della vite, per esempio, è stato apportato un cambiamento incredibile. La vite selvatica è una pianta dioica, ok? Che fa fiori maschili o fiori femminili. Bene, l'uomo è riuscito a trasformare la vite selvatica in una pianta ermafrodita, cioè che produce sulla stessa pianta, sullo stesso fiore, sia gli organi femminili, che, quindi il pistillo, che gli organi maschili, quindi il polline. Sto correndo un po' troppo, ma ho avuto la pessima idea di mettere 80 slide, quindi... Comunque... Perché? No, non sono logordoico, infatti, come vedete. Anzi, sono così poco logordoico che se chiedo... un goccio d'acqua, grazie. Quindi, primo step della storia dell'uomo,
siamo noi, ok? Noi, i nostri antenati, che si muovono dalla Mesopotamia e arrivano fino all'Europa. Ma poi gli scambi, diciamo, l'uomo non è che era confinato a Mesopotamia, aveva già delle fiorenti civiltà in Asia, e cominciano lentamente degli scambi, ok? Tra l'Asia, l'estrema Asia, diciamo, il Levante, l'Oriente, scusate, e l'Europa. Che cosa ci ha regalato questi scambi commerciali, che già risalgono già a 2000, 1000 avanti Cristo, comunque in epoca anche romana? Che cosa ci hanno regalato? Ci hanno regalato il pollo, per esempio, che i romani conoscevano sì e no, perché il pollo arriva a Roma prima, diciamo, cioè già nell'antica Grecia, già dopo vi faccio vedere, c'è Aristofane che lo cita. Però diciamo che non era probabilmente diffusissimo come alimento a Roma il pollo. Ci ha regalato il riso, gli agrumi, le carote, cipolle, basilico, mele. Tutto questo che vedete non è originario dell'Europa, ma è originario, diciamo, o dell'Asia centrale o del sud-est asiatico e Cina. Ecco, il pollo deriva da un animale che è tuttora vivente, sta benissimo, che è il cosiddetto gallo rosso della giungla, che è questo animale qua, che appunto viene domesticato circa 5.000 anni prima di Cristo, per diventare poi il pollo, diciamo, tutte poi le varietà, tutte le razze. Tra l'altro è un'origine ibrida il pollo, perché hanno scoperto che in realtà non è stato addomesticato soltanto il gallo rosso della giungla, ma anche il gallo grigio, ok? Che diciamo, mentre uno vive, il gallo rosso della giungla vive più che altro in Indocina, quell'altro, il gallo grigio, è più indiano. Quindi c'è stato probabilmente una prima fase di addomesticamento del gallo rosso, a cui poi è subentrata una fase di ibridazione con il gallo grigio. Ecco, lentamente col commercio il gallo arriva anche sulle sponde del Mediterraneo, diciamo che è presente nell'area dell'Iran, del Pakistan tra i 3000 e 2000 avanti Cristo, e arriva sostanzialmente nei grandi porti del Mediterraneo proveniente probabilmente dalla Fenicia intorno all'800 avanti Cristo, diciamo che quando Roma viene fondata, ecco. Per poi arrivare anche in Gallia, intorno insomma al 100 avanti Cristo. Ecco, il fatto che non fosse probabilmente molto diffuso ai tempi anche dell'antica Grecia, ce lo dice Aristofane, che nomina il pollo nella sua, una delle sue commedie più famose, che è Gli uccelli, ma lo nomina come uccello persiano, lo chiama l'uccello persiano. Quindi non c'era un nome greco, ok, in greco, che identificasse il pollo. Quindi questo può lasciare supporre, ok, che non fosse ancora così diffuso il pollo all'epoca di Aristofane, quindi insomma l'epoca della grande Grecia, insomma. E, ecco, per esempio anche nell'antica Roma c'è questo aneddoto di Cicerone che racconta come in una battaglia 249 a.C. venisse usato il pollo come segno augurale, che il comportamento del pollo in una gabbia venisse usato come auspicio alla battaglia. Però diciamo probabilmente il pollo non era ancora così diffuso all'epoca di Cicerone. Addirittura anche Apicio non lo nomina, che è il cuoco, il famoso cuoco Apicio, di collocazione temporale indefinita tra il primo secolo avanti Cristo e il secondo secolo dopo Cristo, che ha scritto un po' di ricette, ci ha fatto pervenire un po' di ricette, non lo nomina quasi mai. Ecco, ecco l'altra cosa che il cereale che ci ha regalato il commercio, diciamo, tra l'Asia e l'Europa in quegli anni lì, in quei millenni lì, è stato il riso, ok? E già il riso è più semplice abbinarlo a un qualcosa di, tra virgolette, esotico, perché pur essendo coltivato a chilometro quasi zero da noi in Lomellina, il riso lo associamo anche istintivamente a un paesaggio terrazzato del sud della Cina e discorrendo. Ecco, il riso moderno
Il riso coltivato in realtà sono due specie diverse. C'è una specie che è quella che mangiamo noi più che altro, che il riso l'Oryza sativa, e poi c'è una specie africana, domesticata in tempi molto più recenti, ma comunque il nostro riso deriva da due piante, dall'ibridazione di due piante selvatiche che vivono in questa zona qua, più o meno sempre Indocina, India, e curiosamente questa pianta qua, una delle due progenitrici del riso selvatico, ok, è una pianta invasiva, è una pianta aliena in senso stretto in Europa, in Nord America. Scusate, bevo un goccio. Ah, già pieno, scusate. Che servizio. Che servizio. Questo così, giusto per la chicca che ho trovato, anche che lega ancora di più questa presentazione al tema della mostra. Due periodi diversi, diciamo, di addomesticamento, diciamo, questo è il riso quello che noi chiamiamo riso basmati, che la varietà indica viene addomesticato circa 2000 anni dopo il progenitore del riso che normalmente mangiamo, e anche questo dalla zona di origine il riso lentamente arriva verso l'Europa. Sulle grandi vie carovaniere, eccetera. Ecco, per esempio, al tempo di Alessandro Magno, quindi qualche anno dopo Aristofane, non era probabilmente noto in Grecia il riso, tanto che gli storici al seguito di Alessandro Magno lo descrivono quasi come una novità, descrivono che era presente nella zona attualmente dell'Afghanistan, per intenderci, e nella bassa Mesopotamia, quindi lo descrivono. Vuol dire che era già presente, quindi dal 4000 avanti Cristo, insomma, ci ha messo 4000 anni per arrivare in Mesopotamia, ma probabilmente non era ancora arrivato in Grecia, perché lo scopre appunto l'esercito di Alessandro Magno. Da qui arriva, ovviamente, con gli scambi poi nel Mediterraneo è tutto più semplice, arriva anche a Roma, ecco, ma l'uso del riso nell'antica Roma probabilmente c'era, ma non era probabilmente usato neanche come alimento, veniva probabilmente usato come decotto per usi medicinali. Hanno trovato, mi sembra, del riso in qualche resto di un accampamento romano in Germania, ma 99 su 100 era riso di importazione, non era riso chilometro zero, non veniva coltivato nell'area, diciamo, di influenza stretta della penisola italiana, ma era riso di importazione probabilmente dalla Mesopotamia. Perché il riso venga coltivato poi in Europa? Ci hanno pensato i Mori, che prendendolo, diciamo, dalle coltivazioni dell'Egitto, lo hanno portato nelle loro avamposti conquistati intorno alla fine del primo millennio. Quindi in Spagna ci sono prove di coltivazioni di riso nel sud della Spagna e in Sicilia. Mi sono sempre domandato come si faccia a coltivare il riso in Sicilia, ma vabbè, ce la facevano. Ecco, poi il riso poi appartiene oggigiorno al nostro paesaggio padano-lombardo, lo dobbiamo, il primo diciamo, documento che nomina il riso in pianura padana è un documento del 1476 firmato da Galeazzo Maria Sforza, che invia 12 sacchi sotto scorta, tra l'altro, come regalo a Ferrara dagli Estensi. Bene, passiamo un po' alla frutta, che a me piace tanto, e qui andiamo sugli agrumi. Agrumi ce n'è in infinità, lo sapete, ma tutti gli agrumi che conosciamo, ormai c'è un vasto consenso della comunità scientifica nel dire che derivano dall'ibridazione doppia o tripla, diciamo, di tre antenati selvatici, che sono il mandarino, che forse è quello l'unico selvatico di quelli di più largo consumo, il pomelo, che anche questo si vende, non so se avete presente, quel grosso agrume che ogni tanto si trova dentro una, mai capito perché, dentro una retina gommosa, non l'ho mai mangiato, però ecco, il pomelo, quella roba lì che si trova da fruttivendolo al supermercato, è uno dei tre progenitori selvatici dal quale poi derivano tutti gli agrumi che poi conosciamo, le arance, le clementine, vi discorrendo. E il terzo è il cedro, ok? La terza pianta progenitrice di tutti gli agrumi è il
cedro, ok, che anche questo non è molto comune, si vende ma non è esattamente di uso normale. Ecco, in mezzo vedete, qui abbiamo il pompelmo, il bergamotto, il limone, diciamo sono il frutto dell'ibridazione, dentro diciamo i loro geni sta scritto in parte, ci sono un po' di geni di cedro, un po' di geni, cioè non in tutti, cioè nel limone per esempio ci sono, è una via di mezzo tra il mandarino e il cedro, l'arancia tra il mandarino e il pomelo, il pompelmo è al 99% un pomelo, il pompelmo sostanzialmente, il bergamotto è qui in mezzo, vuol dire che nei suoi geni sta scritto, sono un po' in imbarazzo che c'è il professor Ghidoni che è un genetista, parlo di geni magari in modo improprio, però comunque spero che il concetto sia chiaro, mi scuso se dico delle castronerie, comunque. Ecco, l'origine di queste tre piante progenitrici selvatici degli agrumi è sempre questa zona qui, diciamo, da una parte c'è il cedro che diciamo nelle prealpi himalayane, non prealpi lombarde, e gli altri due che provengono sempre dall'Indocina. Anche loro vengono domesticate circa 2500 anni prima di Cristo e ci mettono i loro buoni 2000 anni per giungere tramite il commercio fino alle sponde del Mediterraneo. Nell'antica Roma infatti probabilmente si commerciava il cedro, non c'era ancora il limone, quindi gli agrumi sono arrivati poi, gli agrumi come noi li conosciamo, sono arrivati poi successivamente. Ecco, per esempio, mele, pere, albicocche, pesche, la pesca è più, diciamo, qui non ve l'ho messa, è stata domesticata in Cina, zona più o meno di Shanghai, ok, quindi quasi sull'oceano. La mela, diciamo, che è quella forse più studiata delle tre, deriva, diciamo che le mele domestiche derivano da una pianta che si chiama, il melo selvatico, Malus siversi, ci sono diversi meli selvatici, sono tante specie, ma la specie che ha dato origine alla mela domestica, ok, è confinata a una zona abbastanza ristretta dell'Asia centrale, che diciamo al confine tra il Kazakistan e il Kirghizistan, tanto che lì in mezzo questa parolina qua è Alma-Ata, che è Almaty, adesso come lo spelling più corretto, che è la vecchia capitale del Kazakistan, che se non erro vuol dire grande mela, ok? Che non è New York. Quella è, si dice grande mela, quella è grande mela, perché vuol dire Almata in kazako, non so tra kazako e russo, non so, no, sono due lingue diversissime, una è turca e l'altra è slava, quindi comunque. Comunque, ecco, per dirvi anche quanto rimane, quanto è importante localmente la mela in quelle zone lì. Ecco, la storia della mela poi è interessante perché viene domesticata in questa zona qua, ma nel suo viaggio, diciamo, di pianta coltivata verso l'Europa, queste prime mele domesticate vanno a ibridarsi con altre mele, ok, selvatiche, presenti, diciamo, lungo la strada. Quindi si ibridizza, il melo domestico si ibridizza inizialmente con la mela orientale, Malus orientalis, ok, che incontra quando la coltivazione arriva nella zona dell'Anatolia. E quando poi dall'Anatolia abbiamo un ibrido tra la mela, diciamo, selvatica e che si è già ibridata con la mela dell'Anatolia, arriva poi in Europa e questa mela che è già ibrida si ibridizza ulteriormente con la mela selvatica europea. E quindi, insomma, è una storia abbastanza curiosa di successive ibridazioni che portano poi alla mela che noi mangiamo tutti i giorni. Che io mangio tutti i giorni. Ecco qui, questa è una foto di quelle zone lì, nel Kazakistan, con i boschi di melo. Che non so se... Noi abbiamo i boschi di castagno, lì hanno i boschi di melo. Che devono essere abbastanza curiosi da vedere. Passando dalla frutta alla verdura, abbiamo anche cipolle, aglio, carote. Cosa sarebbe un soffritto? Cosa sarebbe un bel sugo senza un soffrittino? Ok, senza che ci fosse stata una domesticazione di queste piante in questa zona dell'Asia centrale. Ok, tutti gli stan, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan e vi discorrendo. Ok, tutta la zona degli stan ci ha regalato gran parte di frutta e verdura che mangiamo. Ecco, la carota in particolare poi ha subito una selezione molto forte, perché la carota selvatica
diciamo una delle progenitrici della carota selvatica, guardate che forma che ha, cioè il rizoma, ok? Il fittone, credo che sia quella della carota, il fittone, quindi quella parte che sta sottoterra che noi mangiamo, ecco, nel progenitore selvatico è questa roba qui. Sì, buono, però probabilmente la resa non era come quella della resa della carota addomesticata. Probabilmente arriva in Europa in epoca medievale, perlomeno, perché viene raffigurata e viene anche nominata in quest'opera di Apicio, che forse era anche apocrifa. Comunque, leggetela, che sono delle ricette pazzesche. Cioè, mangiamo delle robe, i romani salavano con quel garum, che era queste acciughe pressate. Cosa? Sì, una roba più. Se leggete le sue ricette, c'è sempre dentro miele e garum, cioè quindi un pressato marcito di acciuga e miele. Vabbè, comunque. E comunque lui nomina la carota, ma la carota che nomina Apicio e che è anche raffigurata in alcuni affreschi ad Ercolano non era propriamente la carota, ma era la pastinaca, ok? Che è simile, diciamo, ma non è la Daucus carota, che poi è la carota che noi mangiamo. Di carote, storicamente, ce ne sono state di tutti i colori. Ed è soltanto, diciamo, nel XVI secolo che cominciano a essere selezionate le carote arancioni dagli olandesi. Carote arancione olandesi. Uno dice, abbiamo fatto la binata. Quindi c'è questa, che poi, così me l'avevano raccontata, ma, perdon, in realtà perché è una leggenda, nel senso che è vero che gli olandesi selezionano le carote arancioni selezionandole da carote gialle, ok? Però non è vero che le selezionano in onore della famiglia Nassau, Orange Nassau, che poi dà il colore nazionale Olanda. E, ecco, questo qui è, appunto, vi parlavo di XVI secolo, in questo pittore fiammingo olandese si vedono carote, ok, rosse, arancioni, questo potrebbe essere forse una pastinaca, comunque la testimonianza visiva del periodo in cui le carote da bianche, nere, viole, rosse diventano arancioni, l'abbiamo anche dalla pittura, che in questo caso è un potente mezzo che testimonia. Bene, in questo viaggio intorno al mondo vi ho portato prima in Mesopotamia, poi un po' più in là, ok, Asia centrale e Cina, e concludo il viaggio con le Americhe, ok. Ecco, con le Americhe voi dovete pensare che l'evento della conquista delle Americhe è un momento molto preciso e definito nel tempo, quindi le piante e gli animali che arrivano dalle Americhe in Europa arrivano in pochissimi anni e non, quindi l'uomo fa anche fatica all'inizio ad abituarsi a prendere confidenza con questa mole di piante che arrivano all'improvviso da un altro continente, mentre gli animali del Medio Oriente, l'uomo ci ha convissuto per millenni, il pollo e il riso ci ha messo secoli ad arrivare, quindi è stato un processo più lento di inserimento culturale di questi cibi nell'alimento di tutti i giorni, ok? Nei pasti di tutti i giorni. Invece non è solo così per la patata, il pomodoro, che all'inizio erano visti come con diffidenza, ma c'è anche un motivo che adesso vi spiego. Che cosa ci hanno regalato le Americhe? Zucchine. Zucchine. I fagioli erano già presenti anche in Europa, ma i fagioli, diciamo i cannellini, quelli che mangiamo più frequentemente, in realtà derivano dalla domesticazione dei legumi che in realtà vengono dall'America. Ci ha regalato il mais, tra gli animali ci ha regalato il tacchino, come sapete, e così, come tutti sanno, il pomodoro, la patata, zucche, zucchine, peperoni e via discorrendo. Direi che con questo ho concluso più o meno l'alimentazione, cioè rimane ben poco di autoctono europeo, ok? Il maiale, finocchio e
e le brassicacee e quindi i cavoli. I cavoli sono probabilmente di domesticazione europea. Comunque, parlando del ecco, il tacchino è una storia bellissima. Perché il tacchino l'uomo lo ha preso e portato da una parte all'altra dell'oceano con una disinvoltura incredibile. Allora, il tacchino è un animale di grandi dimensioni, ok? Quindi è un tacchino. Che allo stato selvatico è largamente diffuso in Nord America, in Stati Uniti e Messico, ma la sua domesticazione è avvenuta probabilmente in questa zona qua, diciamo dove il Messico diventa più stretto, nell'istmo di, nella zona dell'istmo di Tehuantepec. Però in epoca precolombiana, cioè addomesticato prima ovviamente della scoperta dell'America da parte degli europei, e in epoca precolombiana c'erano scambi tra Nord America e Sud America, e quindi in realtà il tacchino lo hanno trovato fino in Perù, ok? Pur non essendo autoctono del Perù, è stato portato in epoca precolombiana attraverso i commerci dagli aztechi, per intenderci, fino, per esempio, anche i Maya. Ecco, i Maya lo veneravano addirittura quasi come divinità, pur non essendo il tacchino, allo stato selvatico presente nella penisola Yucatan, che è questa zona qui, che era la zona di influenza dei Maya, dove c'era un altro tacchino, che però non è mai stato domesticato. Cristoforo Colombo sbarca nel 1502 in Honduras e racconta di aver visto delle gallinas della tierra, che può darsi che fossero dei tacchini già domesticati. Il tacchino domesticato dagli aztechi era probabilmente molto più piccolo del tacchino selvatico, perché come è avvenuto per tutti gli animali domestici, diciamo la vacca domestica è molto più piccola dell'uro, perché era più maneggevole, quindi venivano selezionati animali più piccoli, che potevano essere gestiti in modo più semplice. Così anche la pecora e via discorrendo. E così anche diciamo, le popolazioni precolombiane del Centro America avevano i loro tacchini, erano piccolini, molto più piccoli del tacchino selvatico. Comunque, insomma, per farla breve, in poco tempo prendono i tacchini, alcuni esemplari, e li portano subito, diciamo, in Europa. Arriva prima segnalazione a Siviglia nel 1511, ok? Da qui ci mette circa 2 secoli per espandersi l'allevamento, per espandersi in Europa, in Italia, in Germania, e arriva fino a Olanda, Francia e Inghilterra. Da qui, fase 2, il tacchino viene riportato in Nord America dai coloni, ok, dai coloni che si spostavano che andavano a colonizzare tra i primi, diciamo, 1600, 1700. E quindi viene riportato in qualche modo in Nord America. Però in questa zona, diciamo, quindi nel New England, dove i primi coloni hanno fatto le grandi città, e qui il tacchino è comunque presente allo stato selvatico. Ok, un'altra sottospecie, ma non importa. E quindi questi tacchini domestici, piccolini, domesticati a loro volta dagli aztechi, si ibridano con i tacchini selvatici della zona del New England, diventando più grandi, ok? Perché il tacchino selvatico è più grande. E allora, cosa hanno fatto gli europei? Si sono riportati indietro nuovamente questi tacchini ibridati tra il domestico e il selvatico, perché erano più grossi, perché a quel punto lì non era più conveniente, cioè si puntava a massimizzare la dimensione, la resa, ok? E quindi il tacchino ha fatto sto giro pazzesco. 3 volte a cavallo dell'oceano. Concludo rapidissimo con una pianta che il mais, voi immaginate la fatica che hanno fatto gli archeobotanici, eccetera, per capire che questa pianta qua ha dato origine a questa, ok? Che il teosinte fosse il progenitore del mais. Okay. Capite bene che la graminacea, anche il vantaggio che hanno avuto i mesopotamici, cioè avevano una pianta, okay, che già produceva una tonnellata per ettaro e che aveva sostanzialmente le sembianze, era già lì pronta per essere domesticata e che non aveva necessità di grandi selezioni, okay, grandi cambiamenti. Il mais, perché da questa spighetta qua, alta così, Ok, per arrivare a delle pannocchie di 30 centimetri ha dovuto subire un processo di selezione artificiale molto
ovviamente. La zona di addomesticazione o addomesticamento, uguale, del mais è più o meno la zona del tacchino, ok? Quindi il sud del Messico. E appunto, tra l'altro, la pianta selvatica, il progenitore selvatico del mais, il teosinte, non ha neanche la cosiddetta, chiamiamola, dominanza apicale, cioè nel senso che il mais coltivato ha un fiore maschile sopra, unico in cima, e un unico, diciamo, fiori femminili poi lungo lo stelo, ma un unico fusto. No, il teosinte è un cespuglio. Quindi non solo i fiori e i frutti sono stati selezionati, ma anche proprio la forma stessa della pianta. Quindi è tuttora, ci sono delle diatribe tra i botanici su se davvero il teosinte sia il vero progenitore del mais. Concludo con le due piante che sono state più osteggiate all'inizio in Europa, che sono la patata e il pomodoro. Perché all'inizio l'uomo europeo osteggia ed è diffidente verso sia la patata che il pomodoro? Beh, uno dei motivi è sicuramente perché sono delle solanacee. E le solanacee, ok, sono delle piante diffuse anche in Europa. E il problema è che, come penso sapete, la patata contiene degli alcaloidi tossici, ok? Quindi noi la cuociamo perché è potenzialmente tossica. E così le piante, le solanacee europee che erano note agli europei, erano note di nota tossicità. Quindi, dopo, vabbè, col pomodoro lo faccio vedere, la mandragora, che è una solanacea, che era una pianta addirittura demoniaca perché fa una radice, era tossica e fa un frutto che è simile al pomodoro. Quindi quando si sono visti gli europei arrivare una pianta col fiore, in quanto solanacea, identica alla mandragora, con un frutto che era pure abbastanza simile, la diffidenza è stata notevole. Ma non era solo quello. Uno degli altri motivi era, per esempio, la belladonna, okay? L'atropa belladonna, che è una pianta anche diffusa, insomma, a Campo dei Fiori, per intenderci. L'atropina è un veleno mortale, potenzialmente, ed è una solanacea, quindi ha un fiore anche visivamente simile a quello della patata o del pomodoro, e quindi diciamo sono piante che ci hanno messo due secoli prima di essere, da quando sono arrivate in Europa, quando sono state consumate largamente su larga scala, ci ha messo parecchio tempo. Poi, tra le altre cose, non venivano citate nella Bibbia, ovviamente, e quindi nel 600 puritano dell'Inghilterra questo poteva essere un problema. La patata era demoniaca perché poteva crescere sottoterra anche nel terreno gelato, e oltretutto erano piante mangiate dagli autoctoni americani. E vi ricordo che, nonostante la disputa di Valladolid, se non sapete cos'è, conferenza di Katia Visconti il 13 aprile sul tema. Comunque, nonostante si fosse discusso se queste popolazioni indigene fossero animali, ok, o uomini, e avessero concluso che sì, erano uomini, comunque l'uomo europeo aveva una certa diffidenza verso quello che poteva mangiare delle pseudobestie, come erano visti gli autoctoni nordamericani e sudamericani. Insomma, c'è voluto questo signore qui, che Federico di Prussia, che ha cominciato a imporre ai prussiani di consumare, almeno aveva capito l'importanza nutrizionale di questa pianta, e quindi aveva cominciato a imporre per legge il consumo di 2 chili di patate per famiglia a settimana, non a giorno. E il signor Parmentier, che fu un biologo medico, che fu prigioniero di guerra in Prussia durante questo periodo francese, capì l'importanza della patata e, con uno stratagemma particolare, insomma, lo fece portare alla corte delle piante, alla corte di Luigi XVI, piantandole, ma facendole presidiare da tutta una serie di soldati. Il popolo, che comunque probabilmente intravedeva da fuori il parco di Versailles, vide, insomma, si sparse la notizia che c'era questa pianta preziosissima piantonata dai soldati, e in qualche modo, insomma, capirono l'importanza, e fu in qualche modo rubata dal campo, perché pensavano di farla, rubiamo la pianta preziosissima al re Luigi, e così si diffuse. Probabilmente la cosa è un po' romanzata anche, ma andò più o meno così.
Ecco, ultima cosa, il pomodoro. Pomodoro di tutte le forme e varietà, uno dei suoi, diciamo, progenitori selvatici, non è neanche il datterino, cioè è proprio... è chiaro che una delle caratteristiche selezionate è stata quella della dimensione, ok? Viene addomesticato in questa zona delle Ande, il pomodoro, viene poi portato, al contrario di quello che ha fatto il tacchino, per intenderci, viene portato verso nord, verso il Messico, dove gli aztechi in lingua Nahuatl lo chiamano Xitomatl, tomato, ok? Deriva dall'azteco, Xitomatl. Il nome invece pomodoro italiano deriva dal latino, letteralmente malum aureum, ok? Malum non è mela in senso stretto, è un qualunque frutto tondo. Infatti Adamo ed Eva, Adamo non dà non è una mela, è un frutto generico, quello della Bibbia, che però malum poi diventa, vabbè, mela comunque. E questa è la mandragola, ok? È quella pianta che presente in Europa, che vedete fa dei pomodorini in qualche modo, ma ha delle radici che possono anche assomigliare a quasi delle sembianze antropomorfe, a sembianze umane, e perciò era considerato una sorta di omuncolo demoniaco che viveva sottoterra. E quindi prima che gli europei imparassero a mangiare il pomodoro, insomma, passò del bel tempo. 5 minuti di ritardo. Grazie mille.